In partenza vi abbiamo mostrato la bandiera uruguagia, come mi ha corretto quel signore. Abbiamo terminato parte delle provviste nella nostra dispensa, per cui vi portiamo con noi al supermercato, perché così vi mostriamo la fascia di prezzo dei beni primari e facciamo un bilancio tra Italia e Uruguay. Vediamo chi la spunta. Perché dalla spesa fatta l'altra volta ci siamo resi conto che i beni primari costano quasi come l'Italia, se non forse qualcosina in più. Quello che dovremmo fare è confrontare diversi luoghi dove facciamo la spesa. Oggi infatti prenderemo parte dei beni che ci servono nel supermercato Tres Cruces e parte come verdura e frutta nei piccoli negozietti che abbiamo incontrato, in particolare da un ragazzo che ormai è il nostro fruttivendolo di fiducia. Perché ci siamo resi conto che alcuni beni convengono qua al centro commerciale, mentre frutta e verdura forse nei negozietti la qualità è migliore e i prezzi sono anche più bassi. Questo è il centro commerciale Tres Cruces, a due passi da casa nostra. In questo momento casino infernale, è giovedì pomeriggio intorno alle 4:15. Che non c'è una regola precisa per l'attraversamento della strada. Ci sono sì negli incroci dei semafori che indicano che il pedone può attraversare la strada, ma non sono molto rispettati, o comunque la gente fa un po' come in Italia. Però c'è da dire una cosa, gli automobilisti si fermano. Molto rispetto per i pedoni, anche se le regole ovviamente un po' fai da te. Ecco, ad esempio abbiamo attraversato sopra la Iola. Comunque, altro dettaglio, con questo sole, temperature intorno ai 25 gradi, tantissima gente si rilassa su questo parco qua. Oggi in effetti la giornata non è stata delle migliori, è iniziata con pioggia a più riprese, cielo completamente nuvoloso. Adesso nel metà pomeriggio, in cui il cielo si è finalmente pulito, la gente si è riversata in strada e conduce le attività che si conducono con il bel tempo. Ma ora, bando alle ciance, entriamo nel vivo del video e andiamo a far spesa. Come si dice, muchas tiendas. Siamo appena entrati nel supermercato Tata, che abbiamo visto è una catena tanto diffusa nei supermercati come, non so, il nostro Conad, probabilmente non si fa pubblicità, però è molto diffuso, ne abbiamo incontrati tantissimi anche all'interno della città di Montevideo. Pane, el pan, come prima cosa. Fondamentale tasso di cambio, 40 pesos uruguayani corrispondono a circa un euro, quindi è facile fare i conti. Il pane costa? Abbiamo già assaggiato, si mantiene abbastanza, è pane francese, quindi baguette, 250 grammi, 83 pesos uruguayani, circa 2 euro. Questi qua. Reparto tramezzini, non ci ispirano, quindi non li prendiamo, 4,50 euro. Però non possiamo far meno di questa spremuta di arance, proprio l'abbiamo vista l'altro giorno, 3 euro. Dato che siamo in Sud America, un reparto molto interessante, la carne. Per stasera noi abbiamo scelto pollo, e cioè 4,99 pesos al chilo, 12 euro al chilo, non è economico come da noi. Ma abbiamo fatto caso che fettine di manzo hanno lo stesso prezzo. Chiaramente siamo in Sud America con una massiccia presenza di carne rossa. Però stasera ci dedicheremo al pollo, domani saremo al mercato del Puerto, quindi assaggeremo carne rossa o asado. Reparto carni confezionate. Precisazione, al banco macelleria dove c'è il ragazzo che serve la clientela non fanno fettine di pollo, si compra il pollo proprio a tocchi e poi le fettine te le fai da solo. Per gli amanti del prosciutto crudo, 7,50 euro per 150 grammi, non poco. Latte parzialmente scremato, 1,50 euro. Per gli amanti del latte di soia, 5 euro al litro. Addirittura il Parmalat costa leggermente meno, 1,50 euro. Per me, che ogni tanto devo alternare il latte vaccino al latte vegetale, abbiamo assaggiato Valsoia, che è un prodotto italiano, ma viene 5 euro. Assaggiamo Hades, che è un prodotto, dovrebbe essere sudamericano, sempre di soia. Vediamo, assaggiamo. Reparto cereali per la colazione, ci concediamo questi. Questo strappo di vitalissimo prodotto importato tedesco è costosissimo, ragazzi, però mangiamo solo questo al mattino e ci sono pezzi di cioccolato quasi 7 euro.
però è come una colazione al bar per diversi giorni, quindi per il momento continuiamo a sceglierli. Nestlé 5,50€, Corn Flakes 7€, biscotti 3€, Coca-Cola senza zucchero quasi 4€, confezione da 2,25 litri mai vista in Italia, addirittura Coca-Cola da 3 litri, non vedo il prezzo. Biscotti preferiti di Sara? Sì. 3,50€, yogurt naturale 460 grammi 2€, c'è anche l'Activia sempre 4,60, 2,50€, per gli amanti dell'amaro Fernet Branca 12,50€, 15 uova quasi 5€, reparto pasta fondamentale per noi italiani, spaghetti da 400 grammi, attenzione, 1,20€, marchio Tata, penne rigate stesso prezzo ma sempre 400 grammi. L'abbiamo assaggiato, bisogna far cuocere poco ed ha una pasta molto sottile, quindi non è proprio del gusto cuoce italiano. Cuoce facilmente. Però invece abbiamo assaggiato gli spaghetti migliori. Se poi volete lasciare da parte l'avarizia, torniamo Barilla, 500 grammi, 5€ per le farfalle. E 7€ gli spaghetti integrali, anche se la pasta normale che ti ha fatto vedere prima Francesco secondo me non è uguale alla nostra, è comunque di gusto sudamericano. Riso carnaroli ottimo, già provato, 1 kg 4,50€. Però se cambiate qualità, 1 kg 1,20€. Farina con 4 zeri, 1 kg 1,20€. Per frutta e verdura andiamo al nostro fruttivendolo di fiducia. Tornati velocemente. Mettiamo a posto la spesa perché avevamo qualcosa di fresco da mettere in frigo. Andiamo dal fruttivendolo e dall'ottico per i miei occhi. Vediamo se riusciamo. Acquisto lampo, poi un giorno vi faremo vedere anche la nostra casina. Qualcosa avevamo in dispensa, ma questo video per farvi rendere conto che qua i prezzi non sono proprio bassi, bassi, bassi. Il frigorifero piange. Latte vegetale e latte vaccino, latte normale, lecce, la lecce femminile. Avrete capito che non moriremo di fame. Avevamo dimenticato la sportina comprata l'altra volta da Tata, cioè dal supermercato. La prenderemo adesso per andare dal fruttivendolo. Cioè la maletta. La maletta o la bolsa. Altra cosa interessante è che in tutti i supermercati, ma anche nei negozi, si può pagare con la targhetta, con la carta di credito. Queste le malette. Prego. Grazie. Ma alla fine, ragioniera, quanto abbiamo speso? Abbiamo speso pesos uruguayani 1367,54, circa 34€. Ma adesso, maletta alla mano, noi ridiamo col nome maletta perché mia nonna chiamava la maletta proprio la borsettina, probabilmente era uno strascico borbonico passato nelle nostre zone. Usciamo di nuovo. Qua si cammina, non solo con la tenerona, ma anche by foot. Una cosa interessante, stiamo cercando di capire un po' il discorso sicurezza chiedendo un buon giro, perché noi ci muoviamo sempre con la camera in mano e in certi posti ovviamente bisogna fare attenzione. Qua ci hanno detto che è abbastanza tranquillo girare ovviamente di giorno anche con la GoPro in mano. Dai, dai, tira fuori la potenza. Arrivati al negozietto di fiducia. Sì, non c'è il ragazzo dell'altro giorno, ma non importa. Prendiamo comunque frutta e verdura qua. Spesa terminata, poi la mostriamo perché sì, abbiamo preso il mondo. Abbiamo preso anche le more e i mirtilli per la colazione con lo yogurt. Prodotto in Uruguay, ci siamo fidati. Tornati all'oro della terra. Due mele. Aspetta che... rosse. Tre banane, una melanzana, una cebolla, due zucchine. Poi ve lo dirò in spagnolo presto presto. Ah, mele si dice manzana. Due carote, un peperone, un cetriolo. Si sono aperte. Pomodorini, due patate e una scatola di mirtilli che adesso ricomporremo. Eccoli qua, appena ricomposti. Il tutto per 228€, quindi l'equivalente di circa 10€. 5,50€. 5,50€ più 130 delle more e dei mirtilli.
Quindi un totale di ragioniere 10 euro. 10 euro totale per frutta e verdura. Adesso ragazzi bisogna cucinare perché abbiamo una fame da lupi. Mentre sarà a cucina vi faccio vedere una cosa molto interessante. Sono questi boccioni d'acqua, li vendono alla reception 6 litri, 3,50 euro. Ecco la nostra cenetta, impiattamento da cannavacciuolo. Eccolo qua. Noi vi salutiamo mettendoci a tavola mentre voi a casa dormirete, però buon appetito a noi e buonanotte a voi. Aspettate, prima devo far vedere il travaso. Rimbocchiamo la nostra bottiglia da viaggio. Qui si torna indietro di 40 anni. Video semplicissimo, ma per noi perlomeno interessantissimo, perché questa è la nostra routine, la nostra vita. I costi sono un dettaglio importante per questo cambio di vita. Ve l'abbiamo mostrato in parte, speriamo che nei paesini il costo diminuisca, però questa è la nostra quotidianità. Quindi ci adattiamo a questo, perché come diceva Darwin, sopravvive chi si adatta meglio al cambiamento, quindi ci proviamo, soprattutto io, per me è sempre un po' difficile, però ragazzi, venire in contatto con queste culture dà sempre tanto stimolo per anche la vita che uno va a condurre normalmente nella sua quotidianità. Detto ciò, azzanniamo prima che si raffreddi. Ciao ragazzi. E ciao. Com'è? Ti posso fidare? Sì, perché ai tocchetti di petto di pollo abbiamo aggiunto limone e foglioline d'alloro, quindi ha un buon sapore, con delle erbe aromatiche e fresco. Top! In mancanza di lavastoviglie, ecco il risultato. Bravissima! Spolverizzato!